Dai cazzo, sì! Vai! Boom, bitch, vai! L'ho sempre detto e spero che stavolta Activision Blizzard abbia capito. I AAA devono fare i giochi gratis. Ebbene, io l'ho sempre ripetuto e sempre sostenuto. Ora cerco di fare approfitto di Call of Duty Warzone per spiegarmi la mia opinione sui AAA. La parola AAA, volendo semplificare al minimo, non prendetela come definizione ufficiale, per semplificare al minimo il discorso, sono titoli ad alto budget, ad altissimo budget. E io sono convinto che l'unica soluzione per permettere ai titoli alto budget di guadagnare un sacco di soldi sia distribuire i loro titoli fin dal lancio free to play. Voi obietterete, sì, free to play e poi con le microtransazioni, loot box e quant'altro che rendono il gioco pay to win. E no, calmi. Esiste un titolo chiamato Warframe, che l'ho ripetuto più e più volte nei miei video, che esiste da più di 7 anni. Questo titolo fu lanciato free to play, non era questo granché, ma col tempo si è migliorato fino ad arrivare a un livello pauroso di qualità, tanto da essere superiore ad Anthem, tuttora giocato, e tuttora la gente spende un fottio di soldi in questo free to play chiamato Warframe. E il problema di tutti i nostri AAA, per esempio del mio amato The Division, che ho speso 120 euro per trovarmi un titolo che non differisce da un free to play, anzi ti costringe a comprare dei season pass. E la mia domanda che mi viene spontanea è: perché devo comprare un titolo, pagare un sacco di soldi, quando ci sono free to play che sono fighi altrettanto? E soprattutto, io se spendo 120 euro per The Division, mi aspetto un titolo di gran lunga superiore a un titolo free to play. E non le stesse dinamiche, comprese le loot box. E per assurdo ricordiamo Call of Duty era anche pay to win. Roba fuori di testa. Vi parlo così perché io, per esperienza personale, sono rimasto meravigliato da me stesso, perché attualmente io ho speso più di 70 euro dentro Apex Legend. E ti giuro, e vi giuro ragazzi, non mi è pesato manco per il cazzo. Niente, non mi è pesato. Sono stato felice ogni uscita di Season Pass di spendere quei 25 euro per avere il nuovo personaggio. E mi sono sempre divertito. Anche perché Apex Legend è sempre in evoluzione, cambiano spesso la mappa. Non giochi da decenni sulla stessa mappa. È un gioco ben fatto, ben strutturato, meccaniche di shooting alla Titanfall 2, ma gratis. State iniziando a capire il discorso? Solo i AAA possono permettersi il lusso di fare giochi gratis con questa qualità. Tanto il guadagno lo avranno nel tempo, anzi, anche superiore, come hanno dimostrato in tutti questi anni questi giochi free to play. Ricordiamo una merda di gioco come Candy Crush Saga. Lì è scandaloso il discorso, ma se ben strutturate, le microtransazioni, le loot box, possono essere una risorsa per questi giochi AAA. E soprattutto, se non li fanno loro i giochi free to play, chi li deve fare? Solo loro possono darci questo alto livello. Volete mettere la qualità di COD? Lasciamo stare le cazzate, io anch'io sono un hater di COD classico, ma sono un hater di COD perché costa 70 euro. Ma la qualità di COD, se me la danno gratis, cazzo! Cioè, io giocavo gratis a Combat Arms e ora avremo COD gratis. Ci rendiamo conto il paragone? Per l'appunto, io spero in un mondo dove ci siano AAA che ci danno questi giochi multiplayer online gratuiti, e poi al single player si dedicano le aziende AA e indie che ci hanno dimostrato in questi ultimi anni che sanno ancora come si fanno i videogiochi single player. Sarà per via dei limiti di budget, ma mettono ancora anima in quei giochi e non ci troviamo degli scatoloni pieni di merda
come quando acquistiamo i AAA. Quindi, in sintesi, AAA, per favore, fate giochi free to play, multiplayer online, games as a service, gratis. AA e indie, dedicatevi con cuore e amore allo sviluppo di videogiochi artigianali che possono emozionarci. I won't ask again. Where is your son? In good hands.